Buongiorno, benvenute e benvenuti a Film Madrid in bocca al lupo, il podcast di riproduzione assistita di Film Madrid, l'unico centro della penisola iberica, perché c'è il centro di Angela Palumbo a Tenerife, diretto per una ginecologa italiana, la dottoressa Ricciarelli. Sono il dottor Gomez, ginecologo. Parliamo oggi della seconda età della vitrificazione di ovociti, della preservazione di ovociti. E non voglio parlare di preservazione della fertilità, non mi piace questo, la preservazione della fertilità è molto teorico, è molto astratto. Io parlo di preservazione di ovociti, preservazione di seme, preservazione di embrioni, di quello che si può toccare, ok? Preservazione di ovociti, siamo alla seconda età, perché io penso che siamo alla prima età della vitrificazione di ovociti, era quando ancora non si sapeva che questa tecnica era sicura, che si poteva fare, che i ovociti sopravviscono dopo il congelamento. Nel 2013 la Società Americana di Medicina della Riproduzione, la ASRM, diceva già che questa tecnica non si considerava sperimentale, si considerava già una tecnica che si può utilizzare, ok? Sempre con tutte le precauzioni, perché abbiamo di aspettare questi bambini che stanno crescendo, che hanno nato, che fino adesso è stato tutto a posto. Italia, per la legge che aveva prima, è una delle potenze mondiali nella vitrificazione di ovociti. I dottori d'Italia sono molto bravi in questo, sono dei primi del mondo che stanno facendo la congelazione di ovociti. Anche la dottoressa Nacobo di Spagna, di IBI, anche una delle investigatrici più bravi anche del mondo. Ma Italia è un paese che è uno dei primi dove meglio si fa questo della congelazione. Così i centri d'Italia sono molto bravi in questo processo. Così questa prima età già l'abbiamo passata, già sta confermato che più o meno questo, fino a lo che sappiamo adesso, sta sicura, sta bene, funziona bene, ok? Perché prima, perché la vitrificazione è una procedura di congelamento di ovociti a una altissima velocità di raffreddamento per evitare la formazione dei cristalli che possono destruire la cellula, no? Perché si formano cristalli di giallo, ghiaccio intracellulari, no? Questo ghiaccio intracellulare fa che si muore la cellula. Questa altissima velocità e anche l'utilizzazione di crio, di sostanze, di componenti che fanno crio proteggere l'ovocito. L'ovocito è la cellula più grande del corpo, con il citoplasma più grande, eh? Praticamente si può quasi vedere a vista, ok? È una cellula grandissima con moltissima acqua, così si può, in un processo di congelazione lenta, si distruisce, no? Si muore, ok? Questo già sta passato. Adesso perché dico che siamo al secondo tempo di la congelazione di ovociti? Perché le donne già stanno venendo ai centri per fare la congelazione, per preservare questi ovociti, perché vogliono fare una carriera professionale. Ma quando arrivano, arrivano tardi, perché vogliono fare questa cosa a 39, 38, 37, 40. In questi momenti, quando si arriva a un centro e si dice che si può fare questo, io sempre gli dico che ha di pensare seriosamente di diventare mamma già, perché se congeliamo gli ovociti a 40, e quando la qualità anche degli ovociti già non è buona, tutte le donne ai 40 già non hanno una buona qualità, perché questo è naturale, è come siamo gli umani, abbiamo le donne, hanno una programmazione genetica per avere la menopausia, e questo processo comincia comincia a essere più drammatico dopo i 38 anni più o meno, ok? Così parliamo a queste donne e le diciamo: ok, ma come prima si congeleranno ovociti che non sono gli ottimi, ok? E postergare la fertilità, postergare postergare la intenzione di essere madre può fare che
quando si fa questo ciclo, dopo farlo, nel futuro, poi immaginiamo che una donna congela con 39 anni e con 41 fa il ciclo di scongelazione di ovociti, già in questo punto questi ovociti non funziona, perché quando si scongelano gli ovociti congelati si hanno a che fare con tutti gli ovociti, non è che un ovocito è un intento di una fifette, si scongelano normalmente 8, 10 per avere una fifette con opzioni, ok? E se dopo questo non va bene, già stiamo una donna di 41-42 anni che già la riserva è bassa, ok? E le opzioni sono meno, ok? Così è una tecnica efficace, ma stiamo parlando di che adesso la seconda età della vitrificazione di ovociti si sta arrivando tardi. Ancora non c'è un'informazione precisa alle donne che vogliono diventare mamma o che non vogliono diventare mamma, ma vanno al ginecologo e abbiamo di parlare chiaramente che sia di seriosamente considerare. Sto immaginando una donna di 30, 31, 32, 35 anni, una donna che è lesbiana, una donna che ha una coppia femminile, una donna che non ha coppia, una donna che ha coppia, tutte le donne, ok? Hanno di sapere questa cosa, ok? Anni fa, e ancora può succedere, può parlare con una donna con questa cosa e la donna ti può dire che sei pazzo, che stai pensando, io sono 32 anni, sono avvocata, sono medico, medico io supposo che sarà più informata, ma immaginiamo economista, io voglio fare la mia carriera professionale, voglio lavorare, voglio diventare una professionale, eccetera, eccetera. Sì, ma occhio, almeno lì diciamo che questa opzione di soffrire una infertilità può succedere, ok? Così questa è la seconda età della vitrificazione. E la terza età della vitrificazione dei ovociti, quella che ancora no, penso che è arrivata, è quando già le donne da sempre, diciamo, stanno informate per il suo ginecologo, per il suo medico di famiglia, per la società, per i periodistici, per tutto, ok? E si sa che questo non si può arrivare a 40 anni per vitrificare ovociti, si ha di fare prima. E voglio lasciare moltissimo chiaro che questo non è, l'idea mia non è di vitrificare ovociti a tutte le donne a 31 o 32, la mia idea è che le donne diventano mamma a 31, 32, 33 anni, no? Non più tardi. E per quello abbiamo bisogno di un appoggio, di un aiuto per gli stati, per i professionali dell'industria, diciamo, lavoro, tutta la società ha di appoggiare, in italiano come si dice, ha di incoraggiare le donne e ha di fare tutto quello perché le donne con un'età meno di 35 anni diventano mamma, ok? Ma se dopo spiegare tutto questo chiaro, 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 la donna decide di no, ha di sapere che c'è questa opzione e che è migliore meno di 35 anni, ok? E per quello che la riflessione è che siamo alla seconda età della vitrificazione di ovociti. E niente, quello era lo che voleva dire, parlare questa settimana. Un saluto, come sempre, di cuore, un saluto di cuore e in bocca al lupo. Ciao, ciao. Siguiendo otros motivos que se me olvidan a medida que vivo contigo. Y voy a ver si estoy dormido y voy a sonreír disimulando mis quejidos provocados por tu boca cerca de mí, cerca de mí. Paso contigo toda una vida, tartamudeo cada vez que me miras. Una vida que sería mía, la que es toda, toda, toda tuya, toda tuya. Juegas conmigo sabiendo que yo te sigo, aunque no me dominas, haces una ruina conmigo. Y voy
ver si estoy dormido y voy a sonreír disimulando mis quejidos provocados.